Jam TV. Ciao, sono Ezio Waitemacchi, benvenuti allo Spirit di Milan, la casa dei Rock Files di LifeGate Radio. La puntata di oggi è una puntata internazionale, perché abbiamo un ospite americano, ma anche un artista che di solito scrive canzoni, ma questa volta ha voluto fare un disco interpretando piccole gemme del repertorio della canzone d'autore internazionale. Lei è Grazia Di Michele, è un artista che da 30 anni sulla breccia ha scritto più di 100 canzoni, ma come dicevo, questa volta con Folli Voli ha voluto riprendere 12 brani di canzone d'autore del repertorio internazionale, da Noah a Damien Rice, passando per il Brasile e addirittura le isole di Capo Verde con Cesaria Evora. Lei torna accompagnata da Ivan Segreto, un nostro vecchio amico, ospite dei Rock Files in passato. Ma la puntata viene aperta da un songwriter americano che è già stato ospite nei nostri studi, si chiama Marcus Eaton, è un chitarrista strabiliante e un bravissimo autore di canzoni. Quindi benvenuti a questa puntata con Marcus Eaton e Grazia Di Michele. Cosa ci faccio qui tra le tue lenzuola, tu che mi parli piano e la mia mente vola? Sarà per questo cielo che non ha più colore. Come è nato questo progetto? È nato perché dopo non so più quanti CD in cui ho scritto le mie canzoni, ho provato a immaginare un disco da interprete, cioè cercare brani scritti da altri, da altre mani, con altre emozioni, all'inizio per divertimento. Poi ho cominciato a realizzare un brano dietro l'altro e mi sono resa conto che avevo tanto di quel materiale da poter progettare un CD, e così insomma è nato in maniera molto giocosa, ecco, non sono partita con l'idea di fare questo CD Folli Voli. Di confusione, cosa ci faccio qui senza un po' di sgomento, il cuore mio che batte al tuo stesso tempo, saranno le case vuote di risa e di carezze. Li ho selezionati in maniera emotiva, non ho pensato razionalmente a che cosa stavo cercando. E, diciamo che alla fine mi sono resa conto che è stato un viaggio nel mondo, perché ho pescato brani in Grecia, in Brasile, a Capo Verde, in Inghilterra, in America, in Polonia. Insomma, è stato un cercare del materiale che in qualche modo sentivo vicino. Amore di una sera. Amore vero che più vero c'è. E poi, siccome la musica tocca delle aree emotive e non razionali, lì dove succedeva qualche cosa, ho pensato che potesse essere l'occasione di approfondire. L'adattamento in italiano non è stato facilissimo, perché alcuni brani erano israeliani, come dicevo prima, altri greci. È stato un po' un giro talmente tortuoso nel mondo che ho dovuto trovare Alberto Zeppieri, che è proprio specializzato in questo, il quale è riuscito a fare un adattamento in italiano cercando di tradurre e di rimanere fedele al senso della canzone, ma anche al senso musicale. Questa vela fa per me ogni corazzo, ogni armatura. Terra nuova in vista, che dolce promessa. Ma è dentro me la difesa. Avrei voluto scrivere il brano di Damien Rice, Non so guardare che te, in italiano, che si chiama così. E poi mi sarebbe piaciuto scrivere il brano di Noah, magari Uri, per la storia che racconta, perché è una storia così bella, così femminile, che solo una donna poteva scrivere, no? La ricerca di una maternità impossibile, e attraverso un sogno, attraverso il immaginare di passeggiare con questo bambino che non esiste per la città. È una canzone molto, molto, molto bella, ecco, forse. Non mi è mai venuto in mente di raccontare anche un'esperienza del genere, l'ha fatto lei, e
l'ho trovato molto vicino alle mie corde. Di luce e speranza, vinci vela l'evanescenza e la pace ci porterà. Diciamo che tra tutte, probabilmente Folli Voli, che ho cantato con Ivan Segreto, un po' per la storia, no, del nostro incontro, che è stato un incontro particolarmente felice da un punto di vista artistico, è venuta fuori con una tale naturalezza, con una tale spontaneità, che credo che sia il brano in assoluto in questo momento che mi piace anche di più cantare dal vivo. Grida forte, poi saremo noi l'eternità. Quando poi ci siamo messi in studio a condividere il brano, che comunque era, diciamo, abbastanza particolare come brano, sì, perché comunque richiede una certa, diciamo così, come si potrebbe dire? Richiede tutto, perché richiede interpretazione, ma anche è complicato da un punto di vista. È un brano vocale che coinvolge tutte e due le vocalità in un certo modo, quindi bisogna in un certo senso essere estremamente disponibili, no? Vocalmente, interpretativamente parlando. I have a lot of musical memories from way back when. My dad is a musician and he had one of the very first recording studios in the state where I'm from, which is called Idaho. And I remember when I was really young actually crawling to his recording studio and him having all of the microphones set up and everything. And that's one of my memories, but the second one is actually playing piano with my grandma, because his parents, my dad's parents, were actually both opera singers. So I've had a lot of music around. I feel very fortunate for that. Can't stop the fight, can't stop the fight. Can't stop the fight, can't stop the fire. Ooh. That's a good question. Why the acoustic guitar? When I was younger, I really love electric, and I loved piano too, but there's something about the acoustic that's just always appealed to me, and I think it's the percussive quality of the acoustic, because I've always really admired drums and what drums can do. And with electric, I think a lot of the percussive quality gets lost, and so an acoustic is kind of like a drum mixed with a guitar, and there's so many percussive things happening. And also, you can play it without being plugged in. And so that's really appealing to me too. So when I've been sitting there at night, you know, alone without an amplifier, I just think it's so cool to be able to play something and hear the essence of it right there. Like a piano, you know. Songwriter, and he wrote some songs for some well-known artists like the Carpenters, Art Garfunkel, Glenn Campbell recorded one of his songs, and so being around that was an influence in the sense that it was never foreign to me to write my own songs, because I think a lot of artists play other people's music growing up and they kind of have to grow into writing their own stuff. But I started writing pretty young, when I was 14, and my first song that I remember was a song called Carousel. And it was kind of like taking some sort of Jimi Hendrix idea about,
you know, a woman, comparing a woman to like a carnival ride, you know, it's called Carousel. So it's still around too. I mean, you can find a recording of it if you really looked, probably. Stand in the shadows of the mountains, I've stood here for a million years, and the silence we hear now is what most of the world fears. We know